città. Siamo felicissimi di essere tornati. Bene, volevo farvi un bis anomalo, vi racconto una storiella come bis. Questa è veramente speciale. Ci sono due mercanti ebrei che per risparmiare hanno preso un amante in comune. Vivono le spese, due brave persone in fondo, le procurano quello che serve, i bei vestiti, l'appartamento. Solo che un giorno questa loro amante rimane incinta. Allora, loro sono persone perdenti, dicono, senti, abbiamo venuto amante, seguiremo questo bambino, daremo scuola, credo che si deve, perché il pastore è giusto. E poi passano i giorni, mandano l'amante a Baden-Baden a fare le acque, così si è ben riposata per il parto. Poi arriva il momento in cui si avvicina il parto, allora loro dobbiamo andare, poverina, a stare con lei vicino negli ultimi giorni. E lui dice, io non posso, ce l'ho, vai, tu mi dici. Allora l'altro che è più libero fa, passano i giorni e la fanciulla partorisce. E allora il mercante che è andato ad assisterla manda a quello che era stato a casa con gli affari il seguente telegramma. Nostra amante, stop, partorito due gemelli, stop, mio, stop, nato morto, stop. Il signore, non è una storiella ebraica, ma potrebbe essere. Allora ci sono due, una coppia di cinquantenni, molto bellissimi. Lei in particolare è di quella bellezza sfolgorante che solo le donne che hanno maturato sono. Le ragazzine sono carine, ma quelle veramente belle. E lui la ama e lì incantato. Quando lei ha bruciapelo mentre stanno mangiando sul mare, crostacei con champagne, gli dice, senti caro, ma se ti restasse mezz'ora di vita, cosa faresti? Lui la guarda innamorato come un pesce lesso, come il primo giorno, dice, caro, me lo domandi, io farei l'amore con te. E lei fa, sì d'accordo, ma gli altri 29 minuti? E io sono comunista, no, vi dico come sono comunista io, no, perché è una cosa importante, non lo sa nessuno la definizione di comunismo di Marx, non la sa quasi nessuno, questa è la sua definizione, a ciascuno secondo le sue necessità, da ciascuno secondo le sue capacità. Cosa c'è da opposto? Ma vi racconto una storiella del tempo in cui c'era, allora questa è molto graziosa. Dunque, divenne il primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dopo la morte di Stalin, Nikita Sergeevskij. E lui era in origine un contadino, un bambino contadino, e non gli era passato l'amore per la campagna. Allora un giorno, per dovere di segretario, va a visitare un kolkhoz, una casa collettiva, dove avevano maiali. E lui, vedendo sti maiali, ritrova la sua infanzia e comincia a giocare con le scrofe, i maialini, e cavalca le scrofe e si rotola per terra. Però quando alla Pravda arriva il servizio fotografico, c'è un problema per la didascalia, perché si vede solo Khrushchev e maiali. Allora uno propone, diciamo, il primo segretario del partito e i maiali. Ma sei scemo, vuoi finire al Gulag? Allora dice, beh, facciamo con i maiali peggio! Guarda, disse, ma che dobbiamo fare? Fra i maiali? No, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Si ricordano che un vecchio ebreo è stato mandato sotto negli archivi perché era un po' sospettato di trotskismo, si sa cosa. E allora lo chiamano, si chiama Abramovic, lo portano su, lui viene tutto impolverato, e gli dicono, Abramovic, ti nominiamo redattore capo. Ma grazie, compagno, cosa devo fare? Guarda, ci devi risolvere questo problema. Gli stendono le fotografie, dice. E lui trova la didascalia, lui pensa, guarda bene, le sposta e poi esce con una soluzione. Tutti impazziti,
staccano lo champagne, la vodka. Il giorno dopo sulla Pravda appaiono le foto con questa didascalia. Il terzo da sinistra è il compagno Khrushchev.